Ciao ragazzi, oggi è il 16 maggio 2018, Cheaper TV è ancora qui a Urban Block CrossFit a Vicenza. E oggi costruiremo una parte di forza del vostro workout e dopodiché andremo a lavorare anche su un EMON, quindi every minute on minute, 12 minuti, ma vediamo nello specifico. Per quanto riguarda la parte di costruzione di forza, dovremo trovare 5 ripetizioni col massimo peso di bench press, ossia di panca. Vedremo poi un riscaldamento specifico per questo, mentre per quanto riguarda l'EMOM avremo su 4 stazioni, il primo minuto 12 dumbbell overhead lunge, 22,5 kg per gli uomini, 15 per le donne, 12 deficit extend push up, 12 dumbbell box step up sempre col medesimo peso e 12 renegade row. Adesso vediamo la parte di riscaldamento specifico per la panca. Prendete un PVC pipe, una canaletta di plastica e lavoriamo sul pass through, cercando di tenere i gomiti sempre tesi nel passaggio indietro. Facciamo 10 ripetizioni, 5 set da 10 ripetizioni e pian piano cercate anche minimamente ma di stringere la vostra presa. E in alternativa potete anche utilizzare un elastico. Consiglio un elastico rosso o un elastico nero, quindi quelli molto sottili che trovate nel vostro box. Dopodiché passiamo a delle intra-extra rotazioni con una dumbbell, ok? Molto leggera anche questa, massimo 3 kg. Se non avete la dumbbell così leggera all'interno del box, potete anche in questo caso utilizzare un elastico. E anche in questo caso chiaramente l'elastico dovrà essere molto fine e sottile. Dopodiché ci mettiamo sotto la nostra panca e partiamo. Chiaramente ragazzi fate sempre attenzione, gli incrementi sul bilanciere devono essere fatti sempre a ragion di logica, quindi piccoli incrementi di peso per grandi incrementi di forza. Dopodiché passiamo all'EMOM. Prima dell'EMOM abbiamo un workout, lavoriamo su stazioni. Prima stazione un minuto di perfect stretch, quindi andremo a lavorare sulle nostre anche, dopodiché lavoreremo su un minuto di handstand hold, quindi di verticale sulla parete. Utilizzate il muro anche gli avanzati perché è sempre un riscaldamento, non dobbiamo andare a distruggerci in questa fase di preparazione al nostro workout, ok? Così per 4 volte, quindi un minuto perfect stretch each side, quindi ogni lato, e un minuto di handstand hold, 4 volte. A questo punto partiamo con il nostro EMO, lo ripetiamo brevemente. Primo minuto 12 dumbbell overhead lunge, 22,5 kg, 15 per le donne, 12 deficit extend push up, e per quanto riguarda il deficit extend push up regolatevi voi, quindi per lo spessore del disco da utilizzare. Il mio consiglio è utilizzate almeno 20 kg, se dovete scalare scalate l'esercizio con dei dischi più fini, oppure se non abbiamo ancora come skill il deficit extend push up lavoriamolo senza nessun deficit. 12 dumbbell box step up e 12 renegade row. Cosa dire ragazzi? 3, 2, 1, go!